una triplice valenza, diciamo, far imparare ai giovani archeologi il loro l'arte, mettere in risalto, scoprire o portare fuori i tesori nascosti o muti o dimenticati, e dare la possibilità ai giovani Diciamo che è un progetto ambizioso ma realizzabile, come si usa dire oggi, sostenibile, cioè riaprire queste aree museali, queste aree diciamo archeologiche, darle in mano, creare dei centri veri e propri di studio e di lavoro, facendo convergere qui giovani che vengono da tutte le parti del mondo, i giapponesi, gli spagnoli soprattutto, gli inglesi, gli americani sono pronti a venire, quindi scambio culturale, possibilità di sinergie con l'elemento locale, curiosità che, come ho detto, è madre dello studio, perché se io non ho la curiosità di apprendere, di ricercare, non lo faccio. Curiosità che sarà stimolata e stimolante per la popolazione, e quindi posti di lavoro giovani, per giovani cooperative che si possono formare, perché si possono realizzare attraverso l'aggregazione, per tutelare le aree una volta che sono state messe in condizioni di essere fruite, perché non serve a niente riscoprire questi vecchi tesori se poi li abbandoniamo a esse stesse. Possibilità dunque, perché no, consentitemelo, di insegnare che legalmente è molto meglio. Anche questa è una forma di legalità e, se permettete, di lotta all'andrangheta in modo positivo. Va bene così?